forti, sono questi, son carini. Allora, abbiamo detto Sara. Di Sara si parla abbastanza nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. Lettere ai Romani, lettere agli Ebrei, Pietro ne parla, quindi vuol dire che è un personaggio ben conosciuto, ben attestato, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento. Questi qua sono tutti riferimenti biblici, copiatene qualcuno, no? Genesi 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, tutti quanti. Allora, sia per Sara che per Abramo è importante il nome, perché cambia il nome. Vediamo perché. Perché ci sono nomi, diciamo così, naturali che si danno ai bambini, no? E poi però il Signore a volte che cambia questi nomi. Voi sapete che cambiare il nome per gli ebrei voleva dire cambiare tutta la persona. Per esempio, un certo Simone il pescatore diventa Pietro, quindi cambia completamente. Simone vuol dire colui che ascolta, Shema, diventa Kefa, la roccia su cui Gesù fonderà la sua chiesa, sulla fede di Pietro è fondata la chiesa. Ecco, allora anche Abramo e Sara cambiano leggermente il loro nome. Diventano nomi sacramentali, diciamo noi. Un nome sacramentale diventa segno e sigillo di un certo patto che il Signore fa con quella persona. Quindi non più Simone, ma Pietro, perché il Signore fa un patto con Simone, detto Pietro. È un bollino blu che si mette sulla persona, diciamo così, eh? In particolare, Abraham con l'H e Sara con l'H sono sacramentali, perché in realtà Abramo si chiama Avram senza H. Dici, ma che differenza c'è? Ce ne passa di differenza, voglio. Perché Avram senza H, scritto così in ebraico, vuol dire padre amato. Padre Abì, Avram, padre amato, padre glorificato, insomma, papà rispettato. Poi però il Signore lo cambia, ci mette l'H in mezzo e diventa Abraham, che vuol dire padre di molti. Piccola consonante in più che però fa una differenza notevole, no? Dal padre amato a padre di molti popoli, lo sapete, no? Musulmani, ebrei e cristiani, tutti quanti riconoscono Abramo come padre, quindi certo, una promessa che si è mantenuta, padre di molti popoli. Tutti insieme facciamo, non so, 2,5 miliardi di persone, per dire, tra cristiani, musulmani e ebrei. Quindi il Signore mantiene la sua promessa. Invece, Sarai, che vuol dire litigiosa in ebraico, pensate. È un carattere piuttosto così, peperino, la nostra Sarai, diventa in realtà poi Sara, la principessa, la signora, in quanto capostipite del popolo ebraico, di fatto, no? Sapete che abbiamo detto che l'ebraismo si trasmette per parte di mamma, no? Diventa la signora, la principessa, quindi semplicemente con una consonante in più, vedete che eccezionale. Quindi Abraham, Sarai, Sara. Ovviamente Sara con l'H viene associata ad Abraham in quanto capostipite madre di tutti i popoli.
amica di Dio, eccetera, eccetera. Notate che Abramo non era ebreo. Ci avete mai pensato? Non era ebreo. Era caldeo, diciamo così, da quelle parti lì, in mezzo all'Iraq, oggi sarebbe iracheno. Veniva da Ur, che è un paesetto in mezzo alla Mesopotamia, insomma. E quindi il primo ebreo in realtà era un pagano, era un non credente. Spettacolo, eh? Il Signore prende veramente tutto e tutti. Veniva da oltre l'Eufrate, quindi parecchio lontano. E però fu il primo a essere chiamato ebreo. Perché? Adesso vediamo. Ebreo vuol dire immigrante, colui che migra, letteralmente ebreo, dalla radice che vuol dire immigrante. Accompagnamento musicale. Dalla parola semitica ever, che vuol dire appunto colui che attraversa, colui che passa, colui che va. Gli ebrei sono sempre stati un popolo di migranti, eh? Poi con la diaspora ancora di più, figuratevi, nomadi. In particolare, in Genesi 11 si dice che un certo Sela visse 30 anni e generò Eber, che da qui viene poi il nome ebreo, no? Colui che migra, colui che va. Eber visse 403 anni e generò figli e figlie. Questa è un po' la spiegazione del nome Eber, ebreo. Loro si chiamano però giudei, figli di Giuda, no? Quindi anche quello è un nome molto attestato. C'è anche un Giuda poi. Non l'Iscariota, altri. Giuda Maccabeo, insomma, parecchi Giuda ci sono. Allora, quindi il Signore prende questo straniero e dice: tu diventerai padre del mio popolo. Ah, caspita. E Sara ha un primato storico indiscutibile. È la prima donna ebrea, la prima madre ebrea, detta propriamente ebrea. E quindi madre del popolo ebraico. Ricordiamo appunto che un individuo è ebreo soltanto se nasce da mamma ebrea, se no, anche se si chiama Cohen, Levi, eccetera, non importa, l'importante è che la mamma sia 100% ebrea. Anche qui abbiamo dei personaggi che sono normali, tra virgolette, però poi diventano personaggi da ammirare, diventano capostipiti, diventano patriarchi, vengono presi dal Signore e poi elevati, no? Ti porterò sulle mie ali, esattamente questo, no? Quindi prendono persone normali, quotidiane, nomadi, quindi si suppone abbastanza poveri, non è che avessero tutto sto benessere, e vengono elevati a un ruolo primario. Le ali del Signore sono queste. Così come è venuto per Ruth, vi ricordate, no? Allora, cosa dice la Bibbia di Sara? Sara è di una bellezza non comune, molto avvenente, la bellezza, vi ricordate, no? La bellezza di cui si parlava, ma è anche una bellezza interiore, ovviamente, non è soltanto una bella donna, ma è anche buona, brava, saggia, sapiente, timorata di Dio. E questa bellezza, pensate, non sfioriva con l'età, ma, dice, aumentava con gli anni. Vuol dire evidentemente che è una bellezza anche interiore, no? Più si va avanti con l'età, più magari si diventa saggi, sapienti, timorati di Dio. Non sempre, però in genere succede questo. Nonostante un lungo viaggio nel deserto, cominciano a camminare, no? da Ur fino alla Terra Promessa, insomma, ce n'è. Le tempistiche, beh,
gli ebrei hanno calcolato che Sara vive nel 2028 avanti Cristo, come hanno fatto a calcolarlo non sappiamo, comunque prendiamo per buona questa data dei fratelli ebrei, 2000, 2000 anni avanti Cristo, più o meno. Nasce da un certo Terà, che notate era padre anche di Abramo. Era un sorellastro, sorellastro e fratellastro Sara e Abramo. Figlio, stesso padre, ma di mamme diverse, diciamo così. Quindi erano anche parenti tra di loro. Si poteva fare evidentemente a quei tempi, adesso no. Quindi, papà comune, mamme differenti. Sorellastra del marito. Figlio dello stesso padre, ma non da sé. Genesi 20:12, dice proprio questo, eh? Genesi 20:12 dice che Sara era parente di Abramo. Sara è un po' più giovane, ha 10 anni meno di Abramo, Genesi 17:17, e si sposano a Ur dei Caldei, questo posto qui che adesso è in Iraq, Genesi 11, 28, 29. Quindi Sara è molto avvenente, nonostante l'età avanzata, più passa il tempo, più diventa graziosa, eccetera. Notate che anche Abramo teme di essere ucciso perché ha questa moglie così bella, no? A quei tempi non ci voleva tanto. Arrivava uno, diceva, ah, che bella donna, ammazziamo il marito così me la prendo. Funzionava così più o meno. Era un popolo selvaggio, questi qua, veramente dei grezzi questi. Il Signore prende questa gente qua, questa ciurma, questa masnada di persone e la eleva a popolo eletto, quindi pensate. Bene, allora dice, no, non dire che sei mia moglie perché temo di essere ammazzato, quindi sei mia sorella, cosa che poi era anche vera, sorellastra, diciamo. E succede che ambedue finiscono in mano al faraone, però il faraone viene punito gravemente dal Signore. Dice no, questa donna non devi toccarla, Genesi 12, 11, 20, e allora il faraone lascia andare Sara, lascia tornare da Abramo. Altra volta, Genesi 20, Sara viene concupita dal re Abimelech e questo re pure manda a prenderla, dice vieni qua, che... pensando che fosse sorella di Abramo. Però qui il Signore viene in sogno al re e dice Abimelech, lascia stare quella donna, non è tua, fermo. E allora anche qui Sara viene salvata dalle brame di questo Abimelech. Veramente è una roba da telenovela questa, veramente sembra di vedere una telenovela. Allora, Sara è sterile e ha 75 anni. Quindi cosa fa? Vi ricordate? Prende la sua schiava Agar e la mette in braccio al marito, dice la Bibbia. Quindi accoppiati con la mia schiava perché tu dia figli alla tua discendenza. Anche questo è un modo di comportarsi che oggi ci fa ribrezzo, però a quei tempi, ripeto, era un popolo barbaro, un popolo grezzo, quindi non guardava tanto per il sottile, cosa che fa effettivamente. Nasce un bimbo, Ismaele. Notate che gli ismaeliti sono gli odierni arabi. Non c'è buon sangue tra ebrei e arabi, lo sapete, no? Quindi, per questo fatto non sono tanto amici ebrei e ismaeliti, cioè semiti e ismaeliti, quindi c'è un po' di tensione ancora oggi. Comunque, anche Ismaele genera tanti figli, no? Arabi, eccetera. Genesi 16. Ricordate Giuseppe fu venduto agli Ismaeliti, che erano questi qua, no? Questi qua, i figli di Ismaele, nemici insomma del popolo ebraico. Primo caso di utero in affitto, ci ho messo qua, a titolo di battuta, in realtà sappiamo che con tutti i distinguo allora si poteva fare, oggi per carità, non scherziamo. Non...
neanche da pensare queste cose. C'è chi lo fa, no? Persone anche importanti che comprano gli uteri e poi generano figli, però per noi cattolici è un abominio. Quando Sara ha 90 anni, concepisce un figlio che lo chiama Isacco, Itzac, viene detto. Itzac vuol dire colui che ride, perché Sara, avete visto, si è fatta una bella risata, dice, no, pensa, 90 anni divento mamma. Si è messa a ridere. Itzac, Genesi 17, 15 e 21, 5, 6. Itzac è abbastanza diffuso ancora oggi tra gli ebrei come nome, Itzac Rabi, eccetera. Quindi. Allora, nasce Isacco, Sara muore nel 1901 a.C., anche qua sono date così, più o meno, calcolate, non sappiamo come, prendiamo per buono, insomma, a circa 127 anni, caspita, 32 anni dopo aver partorito Isacco. Cosa voglia dire, ci sfugge un po' tutti questi anni, no, guardate, Noè visse 900 anni, tutte, sono usi semitici che non abbiamo ben capito, se si calcolavano gli anni in modo diverso oppure, non so, comunque, fatto sta che si interviene in un caso di sterilità assoluta, per cui fa partorire. La sterile, come del resto, partorisce chi? La Vergine. Siamo lì, come intervento divino. La verginità era, non era un valore in Israele. Essere vergine non era una bella cosa, perché vuol dire che non hai avuto figli, cioè non hai contribuito alla causa. E allora, povera vergine unica, no? Comunque Sara è legata alla promessa che è la terra, terra promessa, no? Vai dove io ti indicherò. 23 del Genesi si legge: Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpea, a fronte di Mamre, dove è venuto, no, le querce, cioè Ebron, nel paese di Canaan. Genesi 23, 19. Quindi questo è il versetto del Genesi che parla di Abramo che seppellisce sua moglie Sara. Genesi 23, 19. Nel Nuovo Testamento, San Paolo, che conosceva benissimo, no, le storie di Israele, perché era un professore, era uno studioso, nelle Lettere ai Galati, capitolo 4, 22, 31, dice: Sara e la schiava Agar sono due patti diversi, dice. In particolare Agar, cioè la serva che partorisce, rappresenta il patto della legge stipulato con Mosè sul monte Sinai e la città di Gerusalemme che genera figli per la schiavitù. Figlio di schiava sei, Israele, sei figlio di una schiava, partorisci figli per la schiavitù. Questo sì, questo è importante da ricordare, no? Quindi questo dare in moglie la serva, la schiava, dice tuo figlio è schiavo perché è figlio di una schiava. È la schiavitù di Israele, in pratica. Invece Sara, la principessa, no, è la Gerusalemme di sopra, quella del patto con Gesù. La Gerusalemme superiore, no? Quella salvata dal Signore. Questo San Paolo dice, due patti diversi, uno per la schiavitù, uno per la libertà. Il patto stipulato da Gesù durante l'ultima cena, no? Che rende liberi i figli di Dio, vi libero dal peccato, vi libero dalla morte. Altri riferimenti, Romani 4, 19 e 9, 9. Sempre su Sara, quindi si parla parecchio nel Nuovo Testamento anche di Sara.
Anche Pietro parla di Sara e la elogia dicendo: è un modello di donna che rimane obbediente e fedele al patriarca Abramo, operando il bene. Prima lettera di Pietro, capitolo 3. Quindi fedeltà e obbedienza, virtù anche molto preziose. Comunque Sara non è l'unico caso di maternità surrogata, eh? Vi ripeto, a quei tempi la legge di Mosè non c'era ancora, quindi si faceva un po' come capitava. Allora, anni dopo la moglie prediletta di Giacobbe, Rachele, anche lei non aveva figli, e questo la faceva soffrire, perché insomma la donna senza figli in Israele era una maledizione, no? Una cosa terribile, fino al punto che prende la serva, anche qua, di nome Bilà, e la dà al marito: unisciti a lei in modo che tu possa avere figli. Genesi 30, versetto 3. Pensate, queste donne che pur di avere figli facevano giacere il marito con le serve, con le schiave, cose terribili. Comunque, Giacobbe lo fa, obbedisce, e Bilà partorisce. E Rachele è contenta, perché dice: il Signore mi ha giudicato e ha ascoltato la mia voce e mi ha dato un figlio. Versetto 6, 30, capitolo Genesi 30, versetto 6. Quindi pensa, era contenta che Giacobbe gli avesse dato un figlio con la serva. Veramente era un popolo di sciamannati questo, eh? Allora, notate che Rachele era la prediletta. Cosa vuol dire? Che Giacobbe aveva altre mogli, evidentemente. La prediletta vuol dire che c'è una tra tante. Anche lì, questi patriarchi che avevano tante donne, tante mogli, concubine, insomma. No, vedete che la morale non è mai stata granché prima della legge di Mosè. Allora, comunque, a un certo punto la mamma vera scompare di scena. Bilà resta in famiglia, fa un altro figlio, e alla morte di Rachele diventa lei la favorita. Muore Rachele e Bilà, la serva, diventa la legittima, diciamo così, la moglie ufficiale di... Notate che la differenza con Agar, l'altra schiava qui sopra, è che Agar entra in conflitto con Sara, infatti la caccia via, vattene, no? Almeno finché Sara vive, poi ritorna. Invece Bilà, quindi i figli di Bilà, benché Rachele dica mi ha dato un figlio, restano figli della mamma biologica, cioè proprio sua, di Bilà, restano figli suoi, non diventano figli della moglie legittima, diciamo così. Fa un figlio, tua mamma è Bilà, resta quella. Quindi. Solo dopo Bilà diventa moglie. Un po' complicato come, comunque, diciamo, c'è un po' di differenza tra... C'era Lia, insomma, tutta una serie di altre, no? Poi... La cosa non è così semplice, esatto, diventa proprio una telenovela. Comunque, vabbè, questo per dire. Torniamo alla nostra Sara, e dice appunto, Sara dice: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede di mio figlio Isacco. La cosa spiacque ad Abramo per suo figlio, ma Dio disse ad Abramo: non ti dispiaccia questo per il fanciullo della tua schiava, ascolta la parola di Sara, in quanto ti dice ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà una stirpe. Genesi 21:10. Il Signore interviene massicciamente. Tutte queste vicende per mettere un po' d'ordine, almeno dà delle direttive. Genesi 21:10. Allora,
Nel caso di Rachele, il tentativo di riappropriarsi di un figlio a cui, sottraendo la madre biologica, è solo in parte, questa madre non scompare. Nel caso di Sara, invece, la procedura sembra essere una cura contro la sterilità. Il legame tra madre e figlio non si interrompe. Tutto diverso dalla maternità surrogata. Oggi ci sono appunto questi casi dolorosi di maternità surrogata, no? Sapete, due comprano un utero, fanno fare un figlio con del seme di un altro. Un po' diverso da quello. Perché qui c'è un rapporto continuo tra figlio e mamma. Là invece il bimbo viene strappato dalla mamma e portato altrove. Quindi. Veramente, cose atroci. In Italia non si può fare, però all'estero, in molte nazioni si fa. Quindi. Abbiamo detto, il ricorso, allora, non si può dimenticare l'altra differenza, la necessità. In quei tempi c'era la necessità di figli, perché il nemico era alle porte, quindi più figli si facevano, più Israele era forte, potente, poteva resistere al nemico, quindi fa dei figli in tutti i modi, un po', non è che stava lì a guardare. E oggi invece è diverso, c'è il problema opposto, no? Troppa popolazione, quindi in molti casi si limitano con anticoncezionali, cose varie. Per cui, no? E oggi si pratica invece la fecondazione, che se omologa è riconosciuta dalla Chiesa, sapete, no? Quindi una coppia sterile, meglio, in cui lei è sterile, lui è capace di procreare, può fecondare un bimbo in provetta in certe condizioni. Eterologa no, non si può fare col seme di altri uomini. La Chiesa riconosce abbastanza questa legge della fecondazione omologa. È un aiuto che si dà alla coppia per procreare, diciamo, senza però ricorso ad altri, a terzi. Quindi si è molto regolamentato questo discorso della procreazione. Quindi il modello biblico è diverso, radicalmente diverso da quello odierno, in cui ci sono coppie che vanno, fanno di tutto per avere figli, pagano un sacco di soldi, tra l'altro, perché costa anche questo discorso dell'utero in affitto, eccetera. Nella Bibbia si apprezza più la maternità che non la paternità. L'accento è posto più sulla maternità, sul rapporto tra madre e figlio, che non su quello tra padre e figlio. Poi è la mamma che, no, dà l'ebraicità. Nel caso di Gillà il dramma si ricompone integrando in famiglia madre e figli. Tutti quanti tornano insieme, quindi si ricompone un equilibrio. Anche se poi i figli di una mamma secondaria, meno importanti, però comunque stanno tutti nella questa famiglia allargata, questa piccola tribù, no? Nel caso di Sara invece c'è solo il dramma, donna sterile, quindi. Ecco perché si dice gli ismaeliti sono malvisti dagli ebrei per questo discorso, no? Figli di Ismaele, insomma, figlio della serva, rispetto invece a Isacco. Quindi il messaggio che ci dà la Bibbia è attenzione a fare pasticci, a fare pastrocchi con le fecondazioni varie, cioè, attenzione, e poi i risultati sono anche dolorosi, no? Inimicizia tra popoli, quindi. C'è un messaggio morale profondo. Le persone che vengono usate in questi esperimenti sono delle serve, avete visto, no? Bilà, Agar, sono persone sottomesse, schiave, non è una maternità libera, responsabile, Quindi persone non libere, il che mette in cadere la luce la procedura, insomma, non è una roba da imitare, dice la Bibbia. Allora, grazie per oggi da chiedere, se avete le vostre grazie chiedetele, se no vi propongo questa, chiedere per altri la gioia di una paternità, maternità responsabile. Tutti quanti abbiamo conosciuto persone in crisi con
la coppia, i figli, vogliono figli, non li hanno, hanno figli, non li vogliono, insomma, quindi maternità, paternità responsabile, preghiamo per queste persone, ricordiamole anche per nome, anche per i volti. Invece per noi religiosi, maternità, paternità spirituale responsabile, feconda. Non abbiamo figli, però abbiamo tanti figli spirituali, almeno. Quindi siamo per loro, possiamo essere per loro persone responsabili, feconde, utili, eccetera. Questo è quanto. Buon pomeriggio. Grazie.